L'appuntamento odierno, quello con la Bomima, che apre la stagione del 2015 della Fiera Millenaria e degli appuntamenti della Fiera Millenaria. Partiamo ovviamente con l'appuntamento tradizionale legato al mondo dell'agricoltura, legando alla meccanizzazione agricola, soprattutto in un anno in cui è l'anno dell'Expo 2015, quindi l'anno in cui l'attenzione al settore deve essere ancora più importante e anche per così essere anche di stimolo rispetto alle difficoltà che lo contraddistinguono. E l'appuntamento è importante anche per noi perché apre una stagione nuova, quella della Millenaria 2015, che seguirà poi anche con il nuovo padiglione che ormai abbiamo già ritenuto avuto le risorse dalla Camera di Commercio e per il quale è in corso di definizione la programmazione e poi la gara a brevissimo tempo. Quindi un 2015 che si apre con auspici di speranza. Mantova probabilmente riuscirà con un proprio palinsesto a intercettare buona parte, io me lo auguro, dei milioni di visitatori di Expo, promuovendo attraverso i propri prodotti anche la grande storia, cultura, tradizione e perché no anche la grande bellezza di un territorio che ha molto da far vedere e che troppo spesso in passato non c'è riuscito. Credo che sia un banco di prova per vedere se questo sistema un po' ammaccato è ancora in grado di poter competere in una competizione globale. L'Expo è la più grande competizione globale del pianeta. Noi proprio qua a Gonzaga a settembre avevamo ipotizzato una serie di linee da seguire per poter uscire da quella che si annunciava essere una crisi e oggi invece si è confermata tale senza precedenti. Siamo rimasti inascoltati. Per me quel patto siglato con le sindacali agricole a settembre alla Fiera di Gonzaga vale ancora come base per tutti i ragionamenti che faremo e che cercheremo di impostare. Quindi assicurazione sull'oscillazione del prezzo, impianto pubblico, in disponibilità pubblica per la polverizzazione e attività di promozione delle DOP, in particolare sul tema dell'internazionalizzazione. Se noi seguiamo questi tre binari probabilmente riusciamo ancora a mettere in sicurezza un mercato che in questa fase si prospetta sempre più complicato. Il ricorso ai distretti è una tendenza quasi esclusivamente lombarda. Noi abbiamo quindi la necessità a questo punto di rilanciare questa modalità aggregativa a prescindere dalle regole che ci arrivano dall'Unione Europea, cioè dobbiamo fare in modo che questa modalità aggregativa venga considerata al pari delle altre e che di conseguenza possa beneficiare di quelli che sono i vantaggi che hanno tutte le altre forme di aggregazione, dalle organizzazioni di prodotto in poi. Un'edizione molto importante perché è l'edizione invernale della Fiera dell'Agricoltura, abbiamo la presenza di circa un'ottantina di espositori, un lavoro importante è stato fatto con l'Associazione Mantovana Allevatori anche perché viene presentata per la prima volta la mostra Cavalli d'Inverno, una vetrina importante per tutto il mondo agricolo mantovano perché rappresenta il punto di riferimento del territorio per quanto riguarda l'agroalimentare mantovano.